Carissimi amici del Toro, anche per voi ritorniamo all'oroscopo settimanale, quindi andiamo a vedere dal 26 al 2 luglio che cosa vi porta questa settimana. Andiamo a guardare il vostro stato emotivo, cosa state vivendo adesso, qual è la strada che deciderete di intraprendere e il cambiamento per la strada che decidete voi di intraprendere, il cambiamento che si avrà. Per chi ha una persona di interesse, non soltanto la persona amata, ma qualsiasi persona di interesse, andiamo a vedere a che punto si trova, in che condizioni si trova e poi abbiamo comunque una risposta definitiva. Quindi vediamo per il segno del Toro dal 26 giugno al 2 luglio che cosa accadrà. Allora, vediamo subito. Anche voi in questa settimana avete delle difficoltà a livello emotivo, ok? State vivendo una situazione proprio a livello emotivo altalenante, c'è da fare una scelta, non sapete ancora cosa fare, però ci pensate bene. È come se in questo momento vivete allo stato emotivo un qualcosa con troppa leggerezza. Quello che invece vivete a livello di fatti, ok, sono delle problematiche a casa, in famiglia, si devono superare queste difficoltà, ok? Ma oltre a superare queste difficoltà c'è proprio un'inquietudine dentro voi stessi, un'inquietudine perché non sapete cosa fare, dovete andare verso qualcosa di nuovo, ma per andare verso qualcosa di nuovo c'è una situazione bloccata, dovete chiudere comunque altre. Diciamo che vi trovate di fronte a inganni, bugie, tradimenti, sotterfugi, c'è di tutto e di più e questa cosa vi inquieta, non vi fa star bene, a parte che se si tratta di sentimenti a livello sentimentale c'è un qualcosa di non stabile, voi siete per la stabilità, volete la stabilità, questo qualcosa che comunque sia non c'è. Non ce l'avete, per voi è un grosso problema. La strada che decidete di intraprendere è il dover chiudere un ciclo con una persona. Sarete molto determinanti, sapete perfettamente quello che volete, quindi questo ciclo deve essere chiuso mettendo probabilmente in crisi qualcuno. Non è un problema vostro. Continuate ad andare avanti verso la vostra determinazione. Il riportare equilibrio lì dove c'è da riportare equilibrio, il sistemare delle cose lì dove sono da sistemare delle cose, magari perché no, anche a livello sentimentale per chi chiaramente ha una relazione che sta andando avanti. Ci sono delle cose che non vi sono chiare, nella strada che decidete di intraprendere il cambiamento che avrete è proprio l'andare a riequilibrare tutti quelli che sono comunque sia i vostri dubbi. Vi trovate di fronte a una persona dove magari ha avuto una delusione, è insoddisfatta, ci sono delle azioni che non compie, che non fa, preferisce rimanere isolata per i cavoli propri, perché probabilmente riceve delle notizie che non piaceranno. Per qualcuno di voi si potrebbe trattare di una gravidanza o, come già vi ho detto, si potrebbe trattare di una stabilità, di un qualcosa che sembrerebbe non andare avanti, ok? Qui abbiamo il dover portare pazienza, il dover portare pazienza perché vi porta verso un futuro, vi porta verso un nuovo inizio. Quindi ancora un altro po' da pazientare, ancora un altro po' da pazientare, ma vi dico ancora, per altri la strada che verrà intrapresa, il riportare equilibrio nella vostra vita con un legame nuovo o con quelle belle notizie che possono arrivare e che vi danno chiaramente un po' di gioia, ma tutto questo da dover chiudere comunque un ciclo, è un ciclo molto importante che dovete chiudere e dovete comunque andare avanti.
allontanatevi da quella che è la situazione che vivete magari attualmente, anche a livello emotivo, anche a livello di fatti, allontanatevi da quelle bugie, da quelle situazioni, superate, superate tutto quello che c'è da superare e cercate di non essere inquieti, di andare verso il nuovo, di pensare voi stessi e andare verso il nuovo, decisi, determinati, determinati per poter andare avanti e ottenere dei risultati. Dei risultati che diciamo che in un certo qual modo non è proprio tempo di veri e propri risultati. Dovete ancora aspettare un altro po', ok? Questo è quanto per voi in questa settimana. Io vi ringrazio e ci sentiamo presto. Un abbraccio.